Allora, Francesca. Francesca Scarpo, la giornata della foresta. Relatore, professor Rosemmo Rovira. Bene, puoi toglierti la mascherina tu per l'esposizione, perché hai 10 minuti, dopodiché noi finiamo l'ossigeno con le mascherine. Una giornata nella foresta. Beh, intanto il progetto di Francesca è un progetto articolato, non è la realizzazione soltanto di un albo illustrato, ma è anche la realizzazione di un libro di attività, di gioco che è diciamo, in dialogo con l'albo illustrato, ma soprattutto inoltre è la testimonianza di un tema che ha appassionato, interrogato Francesca per ragioni anche biografiche che poi ci racconterà. E la ricerca che accompagna questo albo illustrato e il libro gioco, non trovo un attimo anch'io perché sennò vado in apnea, soffro. La ricerca che accompagna questo progetto è una ricerca che ha visto Francesca non soltanto diciamo, interrogarsi in relazione a del materiale visivo, dei materiali esistenti, ma ha prodotto una documentazione, anche una documentazione originale in dialogo e in traduzione di materiali altrimenti non disponibili al lettore italiano. E l'obiettivo, e questo però ovviamente ce lo racconterà lei, è offrire un'altra serie di strumenti per dare voce ai popoli nativi dell'Amazzonia e in generale dei nativi del continente americano. Prego, Francesca. Ok, allora grazie dell'introduzione. Inizierei appunto quindi raccontandovi come è nato il progetto, da quali idee è partito e perché sono così affezionata al tema. Perché tutto nasce da un ricordo che io ho di quando nel 2008 io avevo 13 anni, la FUNAI, che è la Fondazione Nazionale degli Indios in Brasile, pubblicò una foto inedita che fece subito il giro del mondo. Qui vediamo una tribù della foresta amazzonica totalmente isolata, non era mai entrata a contatto con nessuno, nessuno l'aveva mai visto. E io sono nata in Brasile, quindi diciamo relativamente vicina alla foresta amazzonica. Ne sono sempre stata molto appassionata, eppure non avevo mai pensato che potessero esserci ancora queste tribù isolate. E diciamo il pensiero che esistessero ancora delle persone che non fossero mai entrate a contatto con il mondo esterno mi colpì particolarmente. Infatti in questa foto loro stanno mirando gli elicotteri che passano perché ovviamente non hanno idea di cosa sia. E quindi io volevo raccontare semplicemente l'esistenza di questi tipi di bambini. E l'ho voluto fare, siccome appunto dice il professore, un tema molto articolato tramite tre libri diversi. Un albo illustrato, un activity book e la ricerca, dove spiego tutti i mesi e mesi di ricerca che ho fatto. E l'ho voluto raccontare attraverso l'albo illustrato, un po' stravolgendo quella che è la nostra idea di oggetto conosciuto. Quindi l'albo illustrato inizia con questo bambino di una tribù isolata che si sveglia, si alza dalla sua hamaca, esce dall'aldeia in cui vive e passeggiando nella foresta trova una rivista. Il primo oggetto che noi vediamo che per noi è assolutamente normale, ma che ovviamente il bambino non ha mai visto, per cui se lo gira e li gira tra le mani cercando di capire cos'è, finché non cade a terra e si apre in due pagine in cui lui vede due persone che stanno dormendo su un letto. Lui che dorme nella sua hamaca è incuriosito e quindi cerca di costruire tantissimi letti di quelli che trova nella rivista, li trova però sempre molto scomodi perché ovviamente costruisce quello che è lui, quindi legno, foglie, liane, argilla e chiama anche altri suoi amici per provarli e tutti se ne vanno anche scocciati perché ovviamente li trovano molto scomodi. Se ne vanno gli abitanti della tribù e si avvicinano però gli animali della foresta. Quindi l'idea alla fine sarà quella di legare semplicemente la sua hamaca tra un letto a baldacchino e un letto a castello, quindi lui continuerà a dormire sulla sua hamaca ma creerà questo spazio di armonia in cui riescono a vivere gli animali e lui insieme. Una particolarità di questo albo illustrato è che io non specifico mai a quale tribù appartenga e nemmeno il suo nome.
un po' per sottolineare questo velo disconosciuto che comunque rimarrà. Ovviamente e così deve essere, perché queste tribù che scelgono di restare isolate stanno lottando perché possono restare così, e quindi è giusto che ne conosciamo anche poco. E anche per però cercare di mettere meno stereotipi possibili all'interno di questa storia, perché una cosa, la cosa più importante che ho scoperto anche in questi mesi di ricerca è che purtroppo ora esistono solo 305 tribù nella foresta amazzonica, pochissime rispetto a quelle del 1500, in cui si stima ce ne fossero 4-5.000 circa. Ce ne sono solo 305, però tutte queste 305 tribù hanno delle particolarità, hanno delle tradizioni diverse, lingue diverse, ed è importante non quindi racchiuderle tutte sotto, insomma, pensare che siano tutti uguali. È importante sia conoscerle, perché si sta quasi dimenticando che esistano, e dimenticarsene significa anche che gli invasori di queste terre, per loro insomma è più facile fare quello che stanno facendo, perché infatti anche per me che sono madrelingua e che pensavo di avere un vantaggio da questo punto di vista e trovare molte informazioni riguardo ciò che sta succedendo nella foresta amazzonica, in realtà è stato molto difficile anche per me, perché se ne parla poco. Si sa che c'è la deforestazione, si sa che le tribù stanno scomparendo pian piano, le informazioni precise è davvero difficile trovarle. E quindi tutte le fonti che io ho utilizzato e che stanno all'interno del libro di ricerca le ho divise idealmente in due categorie, che sono le fonti indirette e quelle dirette, dove le dirette sono quelle sono informazioni prese direttamente dalle tribù amazzoniche e dai loro rappresentanti. Come fonti indirette io ho utilizzato innanzitutto libri di storia, perché ho voluto approfondire tutto ciò che è successo dal 1500 fino ad oggi, e l'ho specificato un po' nel primo capitolo della ricerca, anche per capire da dove sono partite le colonizzazioni, come si sono spostate man mano nei secoli, ed è stato interessante anche perché ho scoperto un po' come è composta la popolazione brasiliana oggi. Solo circa il 10% sono popoli nativi, anche meno del 10%, una gran percentuale sono discendenti africani degli schiavi che sono stati portati in Brasile, che ho scoperto che infatti è stato lo stato in cui più ci sono stati schiavi portati dall'Africa, circa 5 milioni, e poi il restante sono discendenti europei, tra cui europei, tra cui anche io. Ne sono un esempio perché mio padre è italiano, perché sono conosciuti qui, però comunque mia nonna materna aveva origini europee, mia nonna materna era faccio parte anch'io. Le altre fonti indirette sono state poi le interviste, per me fondamentali, perché volevo avere anche uno sguardo da persone che sono legate all'editoria e in qualche modo anche alle tribù indigene, e anche perché volevo un po' capire quali sono i preconcetti dei brasiliani nei confronti delle popolazioni indigene, che da un lato vengono dimenticate, da un altro vengono considerate semplicemente delle persone pigre e non consone al lavoro, perché semplicemente hanno uno stile di vita ovviamente molto diverso dal nostro, tanto che anche nel quotidiano ci sono modi di dire che riguardano gli indigeni. Le fonti dirette invece sono state quelle più preziose, perché volevo utilizzare soprattutto le loro parole nel mio libro, non volevo rifarmi ad altri. E quindi ho trovato, scavando a fondo, podcast, blog, associazioni e libri che sono diretti proprio da rappresentanti delle tribù indigene, e ne vorrei nominare qualcuno perché sono stati quelli più importanti per la ricerca. Elton Crenna, che è molto attivo ancora oggi, però lui è stato fondamentale perché fu chiamato nel 1986 a rappresentare tutte le popolazioni indigene all'Assemblea Costituente, ovvero quando si stavano decidendo le leggi per la Costituzione brasiliana che sarebbe stata scritta l'anno seguente, e lui fece un discorso molto emozionante che ho tradotto nella tesi, e mentre faceva questo discorso si cospargeva il viso di Janipapo, che è un colorante nero utilizzato dalle tribù amazzoniche ovviamente insieme di tutto. Davio Nonomi è invece un esempio di capo tribù, appunto della tribù Yanomami. È una tribù questa che sceglie di restare isolata, continua a vivere nella foresta amazzonica, però hanno dei piccoli contatti con l'esterno, e Davi Yanomami ha scelto fin da giovane di imparare il portoghese,
perché voleva essere lui stesso il contatto diretto tra la sua tribù e le politiche, i politici brasiliani. Ed è stato anche protagonista di un documentario Netflix recentemente, quindi lui è molto attivo e si fa vedere molto all'esterno proprio perché vuole far conoscere la propria tribù e ovviamente far rispettare i propri diritti. Brahim Buruku è una personalità difficile descrivere in poche parole perché l'ho trovato spessissimo nelle mie ricerche. Anche lui è uscito molto giovane dalla sua tribù, si è laureato in lettere e filosofia, ha un dottorato in pedagogia, è il più grande scrittore indigeno in Brasile al momento di libri per bambini. Molti suoi libri sono stati tradotti anche all'estero, però lui soprattutto è molto attivo nel far conoscere le popolazioni indigene sia in Brasile che all'estero. Quindi ad esempio lui ha un club di lettura online per cui lui sceglie un tema, ogni mese vengono inviati i libri a tutti gli abbonati, dopodiché alla fine del mese fanno un incontro per parlare di queste tematiche, crea convegni ogni anno dove sono incontri tra tribù, vengono venduti libri indigeni, insomma è molto molto attivo, è stata una delle fonti principali. Quindi concluderei con lo scopo della tesi, che non è sicuramente quello di raccontare tutto ciò ai bambini, perché sarebbe stato molto difficile, è un argomento veramente molto complesso. Vorrei però che, insomma, sapessero semplicemente che queste tribù esistono e vorrei incuriosirli. Vorrei fare in modo che, come quando io ho visto quell'immagine, sono andata un po' a documentarmi, vorrei che anche loro si facessero delle domande. Anche semplicemente sapere se davvero esistono lì, se davvero vivono così a contatto con gli animali e se davvero quella rivista sarebbe potuta essere lì nella foresta amazzonica, che non è un elemento così casuale, in realtà è un piccolo indizio anche delle problematiche ambientali che esistono, perché ovviamente può essere anche uno scarto lasciato lì, come può essere stato dimenticato da un turista o da un invasore. E per fare ciò, ovviamente, insieme all'albo illustrato, che è abbastanza, direi, generico, nel senso che non dà molte risposte sicuramente, fa fare molte domande ma non dà risposte. E quindi ho voluto aggiungere all'albo illustrato un activity book, dove i giochi sono giochi molto semplici che i bambini già conoscono, perché sono il cruciverba, il labirinto, e sono un po' un pretesto per aggiungere delle piccole curiosità che potrebbero aiutarli a incuriosirli. Non so, ad esempio con il labirinto racconto ai bambini quanto è grande la foresta amazzonica, con quel giochino dove si uniscono i numeri per creare un disegno, si crea una freccia e spiego ai bambini che a seconda delle decorazioni sulle frecce si può capire a quale tribù appartengono. Quindi tutte informazioni che io ho trovato durante il percorso di ricerca e che ho pensato potessero interessare anche i bambini. E, come ultima nota tecnica, non so se avete domande, però volevo sottolineare che ci tenevo ad utilizzare una carta che comunque è stata realizzata nel rispetto dell'ambiente, perché ovviamente è un tema molto legato all'ambiente della foresta amazzonica, e quindi ho utilizzato la rete di Fedrigoni, che è riciclabile e degradabile e ovviamente certificata. E vi lascio con questa domanda e vi ringrazio. Nella mia presentazione non ho aggiunto una cosa fondamentale, che esiste come Francesca. Non ce la sono. Non c'è, cioè, lavorano seguendo i consigli autonomamente, e devo dire che la puntualità del suo lavoro, accompagnata dalla passione, ha reso molto facile questo percorso, che però è un percorso lungo, perché insomma è un anno e mezzo di lavoro questo fine. Francesca, complimenti. Sei, quindi hai c'è la famiglia di origine o sei nata lì? Sono nata in Brasile e ci ho vissuto fino a 8 anni. Okay. Mia mamma è brasiliana e mio papà è italiano. Ah, sì, quindi forse è una situazione perfetta. Un lavoro completo, secondo me, un lavoro maturo, un lavoro. Del resto, chi ti ha avuto come studentessa sa come hai affrontato anche il tuo percorso in Brasile, veramente complimenti. Grazie. Una domanda, secondo te questa modalità che hanno preso adesso queste capitribù di fondamentalmente entrare dentro ad una modalità occidentale per raccontare la storia nella nostra maniera, no? Cioè stanno cercando di aprire un dialogo e di farlo
secondo te questo è un modo giusto? Tu trovi che questo... Me lo sono chiesto anch'io. Più o meno mi hanno risposto nelle interviste, perché una delle persone intervistate mi ha risposto che comunque non devo pensare alle tradizioni indigene come a quelle del 1500, perché anche quello è un errore. Anche le loro tradizioni si sono evolute. E tra l'altro una cosa che mi faceva anche molto sorridere, l'ho trovato, mi pare, in un blog, sempre rispetto all'occidentalizzazione, in cui loro praticamente dicevano, loro insomma stavano lottando anche semplicemente per avere l'elettricità nelle tribù, perché loro dicevano non solo perché noi vogliamo vivere con le nostre tradizioni e nella foresta amazzonica, non significa che anche noi non possiamo trarre il beneficio dal frigorifero, per dire. Quindi dipende molto da tribù a tribù, appunto ci sono quelle che vogliono restare completamente isolate, altre che sono più o meno una via di mezzo, direi, nel senso che continuano con le loro tradizioni nei loro territori, anche perché nel momento in cui si spostano dei territori vengono invasi e li perdono, quindi è anche una questione di mantenere vivo quello. Certo. Quindi sì, stanno cercando di adattarsi, direi, stanno cercando di capire. Direi, nonostante il relatore, ottima tesi, insomma. Guarda che faccio uno scoop, la mia bisnonna era brasiliana, quindi quando è iniziata questa roba qua, mi ha fatto un pezzo di ritorno dal Brasile, quindi quando mi ha proposto la tesi non ho potuto venire. Va bene, ci ritroviamo. Francesca, in qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello di progettazione grafica ed editoriale di indirizzo e illustrazione con la valutazione di 110 su 110 con lode. Le lascio la parola. Aver affrontato il tema di tesi con passione e acribia, affiancando la ricerca, la realizzazione di due compiuti prodotti editoriali per l'infanzia. Complimenti. Complimenti.